ancora una volta si sta combattendo una vera guerra contro la nostra patria, ma abbiamo combattuto contro il terrorismo internazionale, proteggeremo anche la gente del Donbass e garantiremo la nostra sicurezza. Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, assiste a Mosca alla sfilata per il 78esimo anniversario della vittoria sul nazismo. Contro di noi una vera guerra, ci si dimentica di chi ha sconfitto il male. Il V-Day è l'occasione di mostrare i muscoli per il leader del paese che da 15 mesi ha invaso l'Ucraina sotto gli occhi della condanna internazionale con la risposta di consistenti aiuti a Kiev e di pacchetti di sanzioni a Mosca. Quelli che hanno preso parte all'operazione militare speciale sono qui oggi. Vi saluto, amici miei, saluto tutti coloro che combattono per il russo sul campo di battaglia. Putin cerca anche di superare le critiche per le perdite umane e le emergenti divisioni interne. Durante la Grande Guerra Patriottica, i nostri eroici antenati hanno dimostrato che non c'è niente di più solido e forte della nostra unità, ha sottolineato, perché la Russia vuole la pace, ma l'Occidente vuole dettare le sue regole al mondo.